Allora, situazione Ibiza 2022 per venire, tutte le varie problematiche, volo aereo, mascheriglie, problemi, vi spiego un po' tutto. Allora, io sono venuto in aereo, sono partito, ho preso EasyJet, e la mascheriglia non era obbligatoria sull'aereo e vieni senza niente come si veniva nel 2017-18. Non serve nessun papello rispetto a quello che c'era prima. Quindi si viaggia regolare, c'è un mare di gente, ok, adesso non guardate perché sono una spiaggia secondaria, poi siamo all'ora di cena, c'è pieno di gente, pieno di turisti. Allora, fuori dall'aeroporto c'era 100 metri di fila per prendere il taxi, 100 metri, non vi sto dicendo 10, 20, 30, io vi dico il pomeriggio, quindi gente ce n'è, le spiagge principali, quelle più famose sono piene zeppe. Oggi volevo andare stamattina a Cala Salada, già alle 11 non mi hanno fatto andare giù e neanche con l'articolo 5. Quindi c'è pieno di gente, Calabasta era piena, zeppa, turismo ce n'è un mare. Parliamo anche un po' della situazione prezzi mascheriglie, io ho preso il taxi a venire qui. E poi i taxi non costano neanche tanto qui in Spagna. Ecco, una delle note positive è che il taxi effettivamente non costa neanche tanto, al prezzo più o meno sempre di tutti gli anni. Poi vabbè, io conosco bene, quindi gli ho detto al ragazzo, mi raccomando, vai su dritto, perché c'è il posto per andare dritto, non mi ha fatto fare il giro. E quindi ho pagato come tutti gli anni, abbiamo pagato 25 euro di taxi da praticamente a... dall'aeroporto a vicino a Sant'Antonio là. E vabbè, io sto in questa zona più o meno sempre adesso ultimamente perché sono vicino alle spiagge che mi piacciono di più, che sono Cala Salada, Cala Bassa, Cala Comte, che sono piene, c'è pieno di gente comunque, le spiagge più belle. I prezzi sono, oggi sono stato giù anche in un posto che ci vado tutti gli anni. Quando vengo, i prezzi sono un po' aumentati, devo dire. Prezzo, sì, sono aumentati. Calabasta Beach Club, ho visto che comunque sono aumentati. Un po' dappertutto i prezzi generalmente sono in aumento. E le discoteche sono aperte, tutte, i locali funzionano. E i prezzi, vabbè, delle discoteche sapete benissimo che costano, qui costa di meno l'acqua che neanche, no, costa di meno, forse no, una battuta, costa di meno altre cose che non un cotter, vabbè, comunque qui costano, le discoteche costano, ci sono qua i DJ più famosi del mondo, perché sapete che Ibiza c'è la notte, c'è il giorno, a me piace il giorno, mi piacciono le spiagge, però i prezzi sono i soliti, alti perché... queste star internazionali della musica, questi DJ prendono un pacco di soldi, quindi non costa poco, però l'atmosfera è sempre tanta roba. E Ibiza, per mangiare ci sono prezzi dove costa una sassata e ci sono prezzi dove costa come in Italia, a volte anche meno, dipende dove vai, dove conosci, se la conosci bene vi posso garantire, sono tanti posti che costa meno che in Italia, si mangia veramente bene, devi conoscerla, ok? Per esempio il Can Caos, ci vado tutti gli anni, si mangia un'ottima grigliata e non costa neanche tanto, dipende un po' dove vai. Gli alberghi del gruppo Playa Sol hanno un ottimo livello, quest'anno si chiamano, hanno cambiato nome, si chiamano Vibra, si mangia sempre bene, il rapporto qualità-prezzo è ottimo, e lo standard è molto buono qui in Spagna, rapporto qualità-prezzo ottimo, l'isola è sempre pulita, ben tenuta, c'è la solita atmosfera. Io amo Ibiza, e la reputo un posto meraviglioso. L'altra sera ero lì al Calabasta Beach Club,
stavano facendo uno spettacolo con sax e tanta roba, ragazzi, tanta roba perché io che ho girato spesso vi dico che qui è veramente buono, c'è infatti turisti, tanti italiani, ovviamente tanti inglesi, tanti scandinavi ho visto anche, e non tantissimi tedeschi, devo dire la verità, tantissimi inglesi, ma soprattutto tanti italiani, un po' di francesi. Gli inglesi, come sempre, stanno negli hotel e poi alla sera la loro enclave è questa, Sant'Antonio, di là. E là in centro vedete veramente un delirio. Oh, questa è l'enclave inglese, dove a Sant'Antonio, se ci venite, vi consiglio il Caffè de Mar, che è molto bello per vedere il tramonto, il Buddha Bar, la via centrale di Oro, che è molto divertente perché loro sono molto chiassosi, euforici, eccetera eccetera. Comunque, rispetto al 2020 che io sono venuto, eravamo in piena emergenza, che era praticamente tutto chiuso, ottimo direi. Ah, i tassisti, gli unici che ho visto con la mascherina sono i tassisti. Però andando in taxi non te la chiedono la mascherina, quindi non c'è più. Oh, gringo, la mascherina, por favor. E negli hotel, i camerieri, compagnia varia, gente del bar, non ce l'ha nessuno. Quindi mascherine non se ne vedono in giro, non è più come nel 2020, quindi è così. Allora, prezzo della benzina fatta stamattina, 2,10 euro, 2,11 euro. Quindi è cara, di solito qua Ibiza non è mai costata tanto più rispetto all'Italia, però c'è un vantaggio che ti fanno un ottimo sconto, più del 10% se paghi con la carta. E su molte cose qui se paghi con la carta ti scontano, quindi scontata devi togliere almeno un 10%, quindi è come se l'avessi pagata 1,9, quindi vabbè, comunque è cara, il prezzo benzina è cara, però vabbè. Il prezzo dell'affitto delle auto, io c'ho un ragazzo che vado sempre da lui, lo chiamo sempre prima, il prezzo più o meno è rimasto uguale, quindi non è aumentato. Sì, c'è stato un po' di aumento magari nei cotte, l'ho visto in giro un po' qualcosa, ma non sono stati degli aumenti eccessivi. Quindi questo qua è quello che vi dico, se arrivate a Ibiza, chi arriverà a luglio, da metà luglio, fine luglio, agosto, anche settembre è molto buono qua, è molto buono anche settembre, il mare è ottimo, il mare è già caldissimo, quindi si sta dentro bene. Chi viene qui trova un bel casino, non è il 2020 e il 2021, ma siamo tornati, secondo me, agli anni d'oro, prima tipo 2017-18, cioè veramente un buon bordello. Sono, guardate qua, perché è una spiaggetta secondaria, ripeto, poi adesso siamo quasi all'ora di cena, quindi siamo all'ora di cena perché sono le 7:30 quando sto facendo video, però è bello pieno, anche giù alle saline sarà pieno zeppo, Pladenbosta, perché io non vado, però ci sono passato, faccio un bel casino. Va bene, vi saluto, se venite, buona vacanza in Ibiza, ragazzi.